Oggi vi mostrerò come accendere una macchina con la batteria scarica, in cui non avete la possibilità di applicare una seconda batteria con dei cavi presi da una seconda macchina, perché in questo caso la mia batteria è in questa posizione e non ho la possibilità di affiancare con un'altra macchina da questo lato, oppure siete in salita o nella terza condizione, come in questo caso non avete la possibilità di fare una partenza e accenderla all'americana. Quello che dovete fare a questo punto è spengere la vostra macchina, assicurarvi che la chiave dell'accensione sia in posizione off, tirare il vostro freno a mano, inserire la seconda marcia. Prendete tutto il necessario di cui avete bisogno, in questo caso un crick ed una corda, che sarà quella con cui andremo ad accendere la macchina. Posizionate sempre il triangolo di sicurezza dietro la macchina per allertare le altre macchine che arrivano che non vi potete muovere, accendete eventualmente le seconde frecce se la batteria è ancora sufficiente per loro. Applicate il crick al di sotto della macchina, avendo cura di inserire il bloccaggio del crick nell'apposito incastro al di sotto del veicolo. Sollevate la vostra macchina finché non c'è spazio sufficiente sotto la ruota per poterci passare una mano. Prendete la vostra corda, partite con una posizione a 90 gradi ortogonale rispetto alla ruota stessa ed effettuato il primo giro intorno alla ruota, bloccate la corda che sarà a 90 gradi rispetto al giro stesso. In questo modo la corda è bloccata e non scivolerà quando andremo a fare trazione. Effettuate almeno due, meglio tre, giri intorno alla ruota. Adesso accendete il quadro della vostra macchina, che sarà l'ultima posizione prima dello scatto che normalmente farebbe partire il motorino di avviamento. Adesso che il quadro è acceso, possiamo accendere anche il motore. Prendete la corda vicino alla ruota, a questo punto potete effettuare lo strattone accelerando la rotazione della ruota finché il motore non si avvia. Il motore opporrà molta resistenza, in seconda marcia dovrete applicare una forza superiore ma avrete bisogno di meno giri sulla ruota per avviare il motore. Se applicato una terza marcia servirà meno forza ma dovrete effettuare una trazione molto più veloce e più duratura per dare alla ruota sufficiente velocità per avere i corrispondenti giri all'interno del motore quando è al minimo. Adesso che siete pronti, potete avviare la vostra macchina. Mettetevi in posizione e procedete con l'avviamento. Rimuovete il più velocemente possibile la corda da intorno alla ruota per evitare che si aggrovigli intorno ad essa e si avvolga durante la rotazione. Adesso che il motore è in funzione, mettete la marcia in folle per liberare la trazione dalle ruote, permettendo così di abbassare la macchina. Adesso che la marcia è in folle, abbassate la vostra macchina, il freno a mano è in funzione, la marcia è disinserita, quindi non c'è trazione sulle ruote, potete abbassare in sicurezza la vostra macchina, lasciando il motore acceso. Adesso che il motore è in funzione, recuperate tutta la vostra attrezzatura, non lasciando nulla sulla strada dove avete lavorato, recuperate il triangolo di segnalazione che avete messo per fare sicurezza. Adesso siete pronti per poter ripartire. Camminate con la vostra auto per almeno mezz'ora per far sì che la batteria della vostra auto si ricarichi. Andate dal vostro elettrodo di fiducia per far controllare la batteria. Nel caso non avete lasciato luci accese o la radio della vostra auto accesa o qualche portiera aperta che possa aver consumato la vostra batteria, è bene farla sostituire.